con ricerca lei volevo solo brevemente, spero di non fare come sempre, poi di disperdermi in tante altre cose, ancora dire due parole riguardo ai pensieri sull'ateismo. Quindi volevo portare avanti il discorso con alcune riflessioni che stavo facendo stamattina rispetto a questo argomento, sempre a come lo vivo anch'io personalmente o come in alcuni momenti della mia vita sicuramente l'ho vissuto, perché pur credendo in Dio o sperando, diciamo che preferisco la parola sperando in Dio, ho avuto passaggi anch'io in cui non mi sentivo assolutamente la presenza o cominciavo a riflettere seriamente sul fatto che tutte queste percezioni, tutti questi sentimenti che abbiamo verso questa dimensione fossero in realtà elaborazioni e fantasie davvero della mia mente, ma non sempre nemmeno la ragione ha la forza necessaria per confutare alcuni tipi di esperienze, soprattutto quello che si sente in profondità alla base di tanti nostri pensieri, cioè questa speranza di Dio è quello che in fondo riesce a dare lo scopo migliore alla vita. Primo perché ci permette di amarla di più, di apprezzarla, perché comunque non possiamo negarne la bellezza, così come non possiamo esserne spaventati di fronte a manifestazioni molto decise e forti che ha, che a volte possono portar via anche i nostri cari, la natura attraverso le malattie, attraverso gli sconvolgimenti astronomici e terrestri, cambia molto le carte in tavola tante volte, indipendentemente dalla nostra volontà. Questo ci dovrebbe comunque primo far capire che intanto che siamo in questa forma umana, e non so se sarà l'unica che sperimento, che ne avrò sperimentate altre, ne sperimenterò ancora. La certezza non fa parte di me, cioè del mio essere umano proprio, perché come essere umano ho dei limiti, quindi per quanto grande possa essere il mio ragionamento, i miei ragionamenti, per quanto grande possa essere la mia conoscenza, la mia cultura, ha i limiti, è limitata. È limitata nello spazio e nel tempo. È limitata alle condizioni psicofisiche, perché non sempre si ha la lucidità o l'energia necessaria per elaborare o per concentrarsi su problemi difficili o di difficile risoluzione. E poi siamo tutti di fronte a questo grande mistero che è il nostro morire, che è sicuro, probabilmente è l'unica cosa certa, che la certezza più forte che abbiamo è la consapevolezza che prima o poi il respiro ci abbandona e noi ce ne andiamo. Ecco, quel ce ne andiamo o me ne vado, perché si può usare il singolare e il plurale, quando usavo il plurale mi riferivo al fatto che penso davvero questo, non senza presunzione, in molti ci sia l'elaborazione di questi pensieri, il tentativo di comunque dare una risposta e comunque riuscire a dare una positività al proprio vivere, perché il pensiero alla morte chiaramente rischia di annientare tutto, perché tutto ciò che facciamo, che sia in bene, che sia in male, tutto ciò per cui spendiamo energie, tutto quello che ci impegna, alla fine se ne va, come ce ne andiamo, come se ne va la nostra percezione di tutte queste cose. Poi non ne ho la certezza, perché finché non si vive un'esperienza non si comprende fino in fondo il significato, né la si può conoscere. Quindi finché vivo e mi addormento, che è simile al morire ma non lo è, non potrò mai avere una risposta certa, sarei un presuntuoso,
posso avere qualche intuizione, però devo sempre vagliarle, valutarle, rifletterci sopra, e comunque devo andare avanti finché questo non lo decido io, non lo decido io, e quando cerco di deciderlo per me e per gli altri so già che sto sbagliando. Ho fatto una lunga divagazione, ma era per semplicemente tornare a dire e a ribadire che l'ateismo può anche essere un passaggio nella vita di ciascuno di noi, ma sicuramente non deve essere un arrivo, perché farne un arrivo vuol dire di nuovo cadere nella presunzione, cioè presumere di poter, nella propria limitatezza, dare una risposta assoluta, sicura e certa su tante cose che in realtà non siamo in grado ancora né di afferrare, né di conoscere, né di capire, anche a livello scientifico. Preferisco rimanere nella speranza, perché mentre spero in Dio, se spero in Dio, l'obiettivo dello sperare in Dio resta comunque quello, sempre quello. Perché spero in Dio? Perché se è vero che c'è, io prima o poi vorrei essere con Lui in maniera costante, definitiva, senza più quelle sensazioni di abbandono, non oserei dire reciproco, va bene? Vi ringrazio per l'attenzione, quindi atei, cioè a volte la vita ci porta ad avere riflessioni e atteggiamenti atei, ma forse l'ateismo è necessario anche a noi che crediamo in certi momenti, perché ci permette di capire bene cosa c'è di troppo personale nel nostro Dio e in cosa invece dobbiamo cominciare a comprendere che comunque è una dimensione che non dipende da noi, dal nostro controllo. Casomai sarà al contrario. Ma se è vero che ci ama, allora alla fine si riesce anche a vivere certi momenti, credo, nonostante tutto il dolore che si possa portare, alla fine con una certa serenità. E vivere bene per me significa cercare il più possibile di stare nell'equilibrio, nell'armonia. Davvero credo che sia la chiave per cercare di rapportarsi nel modo migliore con ciò che ci circonda. Una buona giornata e grazie per avermi ascoltato.